artista che, come dire, riflette molto sulla, sulla storia delle immagini, anche se poi alla fine, quando noi siamo di fronte al suo lavoro, abbiamo pochissime, se non nessuna, informazione dettagliata su, per esempio, qual è l'origine di un'immagine che lui ha prelevato da un altro contesto, oppure qual è diciamo il riferimento per la costruzione di quell'immagine. Ecco, in questo caso noi abbiamo visto in anni recenti una grande produzione d'arte che ha a che fare un po' col concetto di nostalgia, comunque con un concetto di recupero di qualche cosa che è passato, ed è una cosa che ha contraddistinto molti artisti, diciamo, anche della mia generazione. Nel caso di Elad direi che la relazione con le immagini che provengono dal passato, che sembrano provenire dal passato, non è tanto di natura nostalgica, quanto piuttosto è una relazione che mira a dare, così come lui per esempio utilizza la cornice per dare uno spessore oggettuale, una presenza oggettuale all'immagine nello spazio, così anche la grana della fotografia che ti fa pensare per esempio a un'immagine degli anni 70, oppure la qualità della luce o una certa fattura di un viso oppure di un abito ti potrebbe far pensare a una fotografia di moda degli anni 90, colloca l'immagine in una prospettiva temporale, quindi te la fa percepire come qualche cosa che non ha solamente una consistenza fisica ma anche una sua vita. Però poi tutto questo viene, come dire, riassorbito all'interno di un regime quasi orizzontale delle immagini. Tutte le immagini esistono tra di loro, condividono lo stesso spazio, condividono lo stesso tempo. Un ritratto non occupa una posizione gerarchica superiore rispetto a uno still life commerciale, un paesaggio sta insieme al ritratto di una modella famosa, oppure una natura morta sta insieme a un'immagine trovata da un magazine. Quindi c'è questa, come dire, proprio orizzontalità, ecco, delle immagini che partecipano di un flusso di informazioni all'interno del quale poi noi troviamo il modo di agganciarci a una di esse o a più di esse, anche molto, come dire, facendo leva sulle nostre possibilità interpretative, sulle nostre informazioni biografiche, cioè su quello che è il nostro portato come spettatore. Quello che è interessante, credo che il lavoro di Elad attivi molto la memoria percettiva dello spettatore, cioè la metta in gioco.